Telecanto, in collaborazione con Unieuro Fratelli Vindigni, Pozzallo. L'Orient Viaggi, Pozzallo. Caffè Arte, Portopalo di Capopassero. Antonella Air Style Beauty, Pozzallo. Hotel Continental, Pozzallo. Inventa Design, Pozzallo. Conad City di L'Orefice, Pozzallo. Pasticceria Gelateria La Perla, Pozzallo. Palestra Gymnasium, Pozzallo. MPA Arredamenti, Modica. Chiederò all'aria perché delle parole che cantano di te, te le canto stasera per parlarti di me. Buonasera. Artistico. Grazie. Bentornati alla nostra giuria. Max Garrone. Buonasera. Tutto bene? Tutto bene? Io sì. Tutto a posto. Ingrassato, sì. Sazio ancora dalle feste pasquali. Sazissimo, però purtroppo non ingrassato. Rilassato. Riesco a mantenere questo tono muscolare. Grazie. Buonasera alla nostra bellissima e primaverile Alessia. Buonasera, splendida Jessica. Tutto bene? Io invece qualche chilo l'ho preso. Beh, ma anch'io comunque penso sia normale, dai. Però noi siciliani siamo forti. Ecco qui il nostro buonasera, Maro ben Maionco. Trovato. No, non scherzo. Salvo Mazzotta. Bene, ti sei rilassato? Abbastanza. Tutto bene? Abbastanza. Hai seguito le processioni? Ti sei... Sì, tutte. Hai preso l'ho un po' di benedizione? Tutte. Ok, perfetto. Va bene, scherzo, noi scherziamo sempre con lui. Peppe, allora passiamo subito, spieghiamo un pochino, ricordiamo al pubblico a casa il nostro regolamento. Sì, oggi è la quinta puntata, la puntata esibizione, consiste nell'esibizione di tutti i ragazzi con una performance. Bene. Le votazioni? Le votazioni, allora si vota sempre con i nostri famosissimi cubi luminosi.
Abbiamo il rosso che vale 0, il verde 1 e il blu 3. Ed ecco arrivato il momento di presentare l'ospite della serata. È una sorpresa per i ragazzi, Emanuele Spadaro. Buonasera. Salve, buonasera a tutti voi. Grazie per l'invito. Lui è il direttore artistico della Dancing Freestyle di Porzallo e adesso ci spiegherà il motivo della sua presenza qui a Canale 74. Allora, io sono felicissimo comunque di stare qua e di collaborare con voi e soprattutto con i ragazzi, perché adesso inizierà un percorso un pochettino più complicato ma bello nello stesso tempo. Spieghiamolo bene, perché loro non sanno nulla. Sì, in poche parole io mi occuperò di loro per quanto riguarda la presenza scenica, il palco, insomma, come muoversi in un tour, e quindi già ti sto dicendo già la prossima tappa successiva. Eh sì, perché Telecanto non è non finisce qui soltanto, non è solo mirato alla gara e alla televisione, ma ci sarà anche un dopo. Sì, ci sarà un tour estivo dove tutti insieme, insomma, porteremo fuori quello che è stato fatto qui dentro, diciamo. E quindi lo porteremo in tutte le piazze. Lo trasformeremo in uno show. In uno show vero e proprio, dove ci saranno comunque ballerini che interagiscono con loro come cantanti, insomma, qualcosa di veramente di particolare. Insomma, ragazzi, lui sarà il vostro direttore artistico per quanto riguarda le coreografie, quindi il coreografo di tutti i vostri brani. Ci sarò anche io che canterò, ci saranno tanti musicisti. I vostri brani saranno interamente suonati live. Quindi, meglio di così, ragazzi, ballerini, musicista a disposizione, io direi di fare un applauso a Canale 74 veramente, e a Peppe Navilla. Una bella realtà. Peppe, che ha avuto questa idea? Sì, questa è un'idea che era scontata, diciamo. Ci sembrava... era brutto. Adesso usciamo. Finire la trasmissione e poi andare tutti a casa e non vederci più, invece... Ho pensato di... No, nella musica, nell'arte non bisogna mai fermarsi. Si è creata anche una bella sinergia. Poi ormai la musica è anche immagine, quindi se stiamo sul palco abbiamo bisogno poi di tutto. Poi i talenti in Sicilia ci sono? Certo che ci sono, e noi ce ne abbiamo 14, quindi facciamo un applauso ai nostri ragazzi. Abbiamo 14 talenti. Bravo. Abbiamo coreografi, abbiamo musicisti, c'è un po' di tutto. E poi so anche che... verso settembre, in autunno, da questa cosa poi sta nascendo un'accademia che a misura d'artista studio c'è una fusione in corso con Dancing Freestyle di Emanuele, dove apriremo un'accademia che va dallo strumento musicale alla voce, alla cura della voce, ma anche e soprattutto alla danza. E presenza scenica. Presenza scenica e tutto. Insomma, una realtà nuova, completamente... E sarà una realtà... Non esiste ancora una cosa... Per la Sicilia orientale è l'unica. Bene, io sono contentissima, assolutamente entusiasta di questa collaborazione. Abbiamo già i locali, stiamo rifinendo tutto. Perfetto. E poi le prove si faranno là. Bellissimo, un applauso! E c'è anche un'altra novità. Poi c'è anche un'altra novità che voglio annunciare loro ai ragazzi, e che giorno 22-23 giugno, insomma, daremo l'inizio al tour. Infatti. Saranno a Pozzallo ospiti al Festival Danza. Appunto, già io so che avete preparato la coreografia della nostra sigla. Già la sigla è quasi pronta, quindi già ci siamo. Sì, non rimane soltanto ci siamo. E fare provare i ragazzi. Sì. Quindi sarà un'atmosfera veramente da show, da spettacolo. Quindi i ragazzi ballano e cantano. Ragazzi, ballano e cantano. Perché dovete ballare e cantare, mi sa, eh? Ballano e cantano. Allora, rimanete con me. Presentiamo subito il primo concorrente. Lo vuoi dire tu? Lo vuoi annunciare tu? Allora. Eccola qui. Allora, chiamiamo subito Chiara Speranza. Della Squadra Mare. Squadra Mare. Che ci canterà? Per dire di no. Prego con la scheda. Nome? Chiara. Quanti anni hai? 15. Da dove vieni? Da Vittoria. Chi ti accompagna? I miei genitori. A che età hai iniziato a cantare? All'età di circa 7 anni. Genere musicale preferito? Il mio genere musicale è il pop. Cantante a cui ti ispiri? Il cantante a cui mi ispiro è Mammarrone. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Ho la suoneria del telefono. Ci canti un pezzo di Telecanto? Telecanto stasera per parlarti di me. Te le canto col cuore, il sole, la luna, un fiore. Canta con noi,
Bravissima Chiara Speranza! Oh, lei manda i baci, avete visto? Lei manda i baci al pubblico? Dolcissima. Allora, votazione. Passiamo subito al verdetto della giuria, passiamo la parola a Max. Blu! Poi? Alessia? È un altro blu. Ed è blu. Mazzotta. Salvo. Verde. Allora, due blu e un verde. Vogliamo passare la parola al nostro verde? Al verde. Allora, ti ho dato verde perché nella prima parte ci sono state delle imperfezioni. Solo qua. Solo per piccole questo motivo. Delle piccole imperfezioni. Sì. Micro imperfezioni, ma c'era. Va bene, noi ci lavoreremo, giusto Chiara? Volete dire qualcos'altro, ragazzi? Io volevo aggiungere, a parte le imperfezioni, effettivamente all'inizio era... verso la fine sei arrivata di più, è come se a un certo punto mi hai emozionato. Io all'inizio ero titubante, ho detto oddio, perché? Però alla fine poi sei arrivata, quindi ti ho dato blu per questo. Grazie. Abbiamo finito? Benissimo. Perfetto, comunque è un ottimo giudizio, Chiaretta. Tu sei soddisfatta? Sì. Tu sei sempre col sorriso, sempre solare. Bene, avanti così. Passiamo subito al prossimo concorrente. Lui è Mirko Maccotta, della squadra Sole, che ci canterà Regina di Cuori. La scheda! Nome? Mirko. Quanti anni hai? 29. Da dove vieni? Vengo da Modica. Chi ti accompagna? Sono da solo. A che età hai iniziato a cantare? 15 anni. Genere musicale preferito? Hard rock. Cantante a cui ti ispiri? Robert Plant. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ce la fai sentire? I wish you were here. We just two lost souls swimming in a wishbowl. Year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. Wish you were here. Regina di cuori, tra mille colori, tu sei la più bella e della notte la mia stella. Regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore ma non è eterna fedeltà. Mami, no mami, ma mami, non fosse sì. Mami, non sai se mi ami. Mami, no mami, ma mami, dici che
precisino, sì. Proprio identico all'anima rock, no? Sì, sì. Allora, passiamo alla nostra giuria. E vai Mirko. Allora, partiamo dal nostro Salvo che Mazzotta. Che lui sta prendendo appunti, è concentrato. Ti possiamo disturbare, signor Mazzotta? Prego. Andiamo col rosso. Non abbiamo un bel rock. Alessia! Rosso. Anche lei. Non me l'aspettavo. Il pubblico si ribella. Max. Verde. Sinceramente io mi aspettavo un verde questa volta, davvero. Però sentiamo. A la me però idea. Non è dispiaciuto, oggi. Oggi eri in tema. Il mio però è un verde meno, perché la cosa importante... Il pubblico si sta ribellando. La cosa importante è il movimento. Il movimento. No, sei standard, nel senso che ti vedo fermo, cantare su quella linea, standard, non vedo nessun movimento, nessuna... Sì, questo... solamente questo, poi per magari curato meglio sarebbe stato anche se ci lavori un verde ancora? più sarebbe stato magari dai sentiamo Serena. Sai cos'è, adesso stiamo stringendo un pochettino, stiamo arrivando alle puntate quelle quinta. Calde e quindi adesso pretendiamo diciamo un pochettino di più. Io per quello che riguarda appunto la presenza scenica è un po' piatta l'esibizione, quindi so che tu hai grinta, sì, okay. ci vuole. Insomma, bisogna liberarsi un pochino di più, eh? Ok, bravo. Perfetto, rimani con me, presentiamo subito il prossimo ragazzo. Lui è André Calabrese della squadra Sole, ci canterà Piedra Fria. Prego alla regia la scheda. Nome? André. Quanti anni hai? 17. Da dove vieni? Pozzallo. Chi ti accompagna? Mia mamma. A che età hai iniziato a cantare? Circa a 16 anni, 15 anni. Genere musicale preferito? Pop commerciale. Cantante a cui ti ispiri? Ariana Grande. Che suoneria hai nel tuo cellulare? One Last Time di Ariana Grande. Ce la fai sentire? One last time I need to be the one who takes you home. Ci canti un pezzo di Telecanto? Ok. Telecanto stasera per parlarti di me. Telecanto col cuore, il sole, la luna, un fiore. Sì, eres feliz.
Bravissimo Andrea Calabrese! Eccoci qua. Ok, un pezzo in spagnolo, partiamo da Max Garrone. È un verde poco convinto. Io adesso terrei per ultima Alessia, Salvo Mazzotta. Rosso. Rosso. Alessia? Rosso. Rosso. Ok. Perfetto. Adesso ci diranno il perché. Allora, partiamo dal verde meno, diciamo. Sì, perché... Allora, a parte il tempo all'inizio della gara, non è seccato il tempo, ma a parte quello che poi dopo hai recuperato, proprio un brano che secondo me non si addice a quello che comunque abbiamo sentito nelle scorse puntate, al tuo tipo di voce. Io non so... Strana scelta questo. Sì, non so per, brano chiedo, spagnolo. Perché, mi chiedo appunto, magari, non so, ti piace, magari ti piace. Volevo cercare di fare qualcosa un po' più di diverso rispetto al solito inglese. Allora portaci un po' di italiano. Un po' troppo, questo sì, me ne rendo conto. Ed è quello che non mi ha convinto completamente, però perché so che puoi fare molto di più. Mi rimetterò in carreggia. Ma... io non vorrei essere troppo cattiva, però mi stavo addormentando sinceramente, non mi è arrivato niente, sono sincera, non veramente. Insomma, a un certo punto. Pezzo sbagliato questa volta, sbagliatissimo Andrea, anche perché lui ha avuto sempre ottimi voti, cioè voglio dirlo, ricordarlo anche al pubblico, e questa volta è anche importante la scelta dei brani, soprattutto. Questa volta non ti ha valorizzato. Penso sì, sia anche lo stesso. Sì, è lo stesso motivo che ha detto Alessia, praticamente. Sì, il pezzo non mi è arrivato assolutamente, anche se ci sono stati anche dei problemi un po' sull'intonazione pure. Lo sai, no? Ok, non ti demoralizzare, non ti demoralizzare. Ritorna sui tuoi passi perché comunque piacevi. Alla Giulia piace, ti raccomando. E allora passiamo subito al prossimo concorrente, lei è Giulia Gemma della squadra Sole e ci canterà Quello che le donne non dico. Nome? Giulia Gemma. Quanti anni hai? 20 anni. Da dove vieni? Vengo da Pozzallo in provincia di Ragusa. Chi ti accompagna? Mia mamma. A che età hai iniziato a cantare? All'età di 16 anni. Genere musicale preferito? Io ascolto di tutto, ma quella che ascolto di più è Adele. Cantante a cui ti ispiri? Principalmente Adele. Che suoneria hai nel tuo cellulare? La classica suoneria di un iPhone. Ci canti un pezzo di Telecanto? Canta con noi, spegni la mente, lasciati andare, poi prova a volare, cercati in alto ma senza cadere, sorridi con noi, siamo qui per te. Te ne canto e stasera, te ne canto per te. Fretta vanno via.
hai terminato questo pezzo dicendo ti diremo ancora un no. Votiamo. Votiamo. Votiamo e partiamo da Salvo Mazzotta. Prego. Rosso? È rosso. E stasera andiamo bene. Alessia? Rosso? Rosso, tre rossi. Tutti rosso. Ai ai ai. Chi vuole parlare? Chi vuole parlare? Grazie, molto buoni. Allora, sì, sul pezzo, problemi di intonazione, problemi di tempo. E non ho sentito la voce. Rispetto all'ultima volta che... Sì. Di nuovo hai cantato molto piano. Vuoi dire qualcosa, Max? Giulia, no, solamente sto cercando un po' di spiegare quello che voglio comunicarti, nel senso, la voce c'è, va scelto il pezzo in un modo molto più mirato, tutto qua, perché sappiamo che puoi fare molto di più. E l'abbiamo sentito comunque. Sì. Abbiamo sentito. Appunto per quello. Questo deve essere uno stimolo, ok? Ok, va bene. Allora, passiamo al prossimo concorrente. Lei è della squadra Sole, Gaia Galote, ci canterà Thinking Out Loud. Prego la scheda. Nome? Gaia. Quanti anni hai? 18 anni. Da dove vieni? Modica. Chi ti accompagna? Mia madre. A che età hai iniziato a cantare? Un anno fa. Genere musicale preferito? Pop e reggae. Cantante a cui ti ispiri? Nessuno in particolare. Che suoneria hai nel tuo cellulare? La classica musichetta del Samsung. Ci canti un pezzo di Telecanto? Canta con noi, spegni la mente, lasciati andare, poi prova a volare. Cause only your soul can never grow, all it's evergreen. And baby, your smile forever in my mind and memory. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all
passiamo subito la parola ai giudici. Da chi iniziamo? Partiamo da Max. Verde. Alessia. Verde. Salvo. Verde. Oh, tutti verde. Volete dire qualcosa? Volete Salvo? Dirci qualcosa? Volete dire qualcosa? Sì, il pezzo. Comunque, voto positivo, voto sufficiente. Positivo, sì. Qualche consiglio per magari la prossima volta prendere un bel blu? Il consiglio è sempre uno sull'intonazione, devi stare attento alle intonazioni, tutto qua. L'intonazione che secondo me a causa dell'emotività sempre delle telecamere un pochino viene a mancare, no? Sì, sì, anche sì. Questo, sì. Però comunque, voti positivi. Sì, positivo, sì. Su. Posso? Bene così? Perfetto. Benissimo. Allora, presentiamo subito il prossimo concorrente, lui è Carmelo Emmolo, della squadra Mare, ci canterà un giudice. Prego la scheda. Nome? Sono Carmelo. Quanti anni hai? 27. Da dove vieni? Arrivo da Ragusa. Chi ti accompagna? Sono da solo. A che età hai iniziato a cantare? Circa 19 anni. Genere musicale preferito? Faccio pop italiano. Cantante a cui ti ispiri? Noemi. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Una mia canzone. Ce la fai sentire? Certo. La verità è che mi manchi da morire e non riesco più a dormire se non mi sei accanto. Ci canti un pezzo di Telecanto? Telecanto stasera per parlarti di me. Dan, canta con noi, spegni la mente. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Velure vene gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità di una ragazza irriverente che vi avvicina un solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché il cuore è troppo troppo vicino al buco del culo. E allora la mia statura non dispensò più il buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli a boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Simpaticissimo come sempre. Allora, io mi ricordo nella scorsa puntata che il nostro giudice Max Garonetti aveva lanciato una sfida, che era quella di cantare qualcosa di un cantautore. Ma ha proprio dato questo brano. E tu l'hai fatta. Ho creato una mia impronta, spero di essere stato convincente. Sentiamo cosa ci dicono i nostri giudici. Vai Max. Vado. Molto convinto. Ecco. Molto. Ed è un blu. Ed è un blu. Alessia?
Verde Alessia. Salvo Mazzotta. Anche verde. Verde, quindi positivi, positivi. Va bene. Max, voleva dirci qualcosa? Bravo. È stata, è stato un modo per farti rendere conto che puoi fare anche questo genere. Oltre Noemi, cioè, oltre... Allora, a parte il tuo amore per Loretta Goggi. Loretta Goggi. È tutto l'universo femminile di tutte le età, praticamente. Lui riempie le bacheche di anche Facebook pieni degli stati di anche Loretta Goggi. Cantautoriale. Ti sta bene. È un vestito che puoi indossare e puoi fare su misura. Grazie mille. Quindi continua su questa strada. Io, allora, a me piace tanto lui per il modo di muoversi, per come riempie il palco. Sinceramente penso che dovresti lavorare un po' di più sulla tua voce, non voglio dire studiare, però approfondire, perché comunque le doti ci sono. E sei anche, ti ripeto, riempi bene il palco, quindi se... Un po' più di tecnica, quindi. Esattamente. Un po' più di tecnica, quindi l'interpretazione c'è. Però dai, diciamo che te la sei cavata, te la sei cavata benissimo. Lanci con me la pubblicità. Non mancate perché ancora ci sono 8 talenti da ascoltare, quindi... A dopo su Telecanto. Pubblicità! Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo. Falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo. Telefono 0932 777 169. www.inventadesign.it. Pavingross, tutto il mondo dell'arredo bagno. La ricercatezza del design. La qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Dai un tocco di eleganza e goditi il comfort. Pavimenti, rivestimenti, serie sanitari, batterie lavabo, batterie bidet, monocomando doccia, cassetta zaino, saliscendi 5 getti, piatto doccia e valvola a soli 499 euro. Pavingross, via Sorda Sampieri, Modica. Ballarò è il nuovo nome del ristorante pizzeria Ullarii di Pozzallo. Ci rinnoviamo per voi. Per offrirvi sempre il meglio, stuzzicanti antipasti, raffinati primi, saporiti secondi, il tutto annaffiato da buon vino e a conclusione buonissimi dessert. Ristorante Pizzeria Ballarò, a Pozzallo in Piazza delle Rimembranze. Ora tutta un'altra cosa. Bentornati! Non scappare, vieni qua. Bentornati su Telecanto. Sono qui col direttore artistico Peppe Mavilla, che darà... ci dirà un'altra sorpresa per i ragazzi. Parlerà del premio. Allora sì, Telecanto, questa edizione qua, che è la prima edizione del 2016, avrà due premi discografici. Uno è per il vincitore, per il primo classificato, e un altro è per uno che non ha vinto praticamente. Uno dei... Che verrà scelto al di là della classifica. Perfetto, al di là delle classifiche, in base ai gusti di... questa etichetta discografica che si è messa a disposizione, che è la... Vediamo qui il suo Pleiadi. Marchio, Pleiadi, sì. Ecco, sì. Etichetta che ha sede a Roma e a Napoli, è condotta dal direttore artistico Ciro Barbato, un nome illustre del panorama nazionale. Bellissimo, ci sta un applauso! Bellissimo! Quindi i ragazzi hanno un'opportunità in più di poter portare a casa il sì, premio. Ci tenevo a dire anche il direttore generale, perché ci seguono. Dottor Paolo Conte, un applauso. Un applauso a dottor Paolo Conte, e lo salutiamo.
E quindi come collaborerà questa etichetta? Loro hanno scelto di produrre un singolo che verrà poi venduto in tutto il mondo attraverso gli store digitali, tipo iTunes, eccetera. Molto bello. Loro, Ciro Barbato sarà con noi nella finale, quindi scenderà da Roma pure lui. Certo, perché ascolterà i ragazzi, per poterne scegliere uno. E durante la finale sceglierà, in seduta stante, sceglierà chi produrre per un anno, perché sarà in tutti gli effetti sarà un contratto discografico. Quindi Telecanto 2016 molto avrà bello. Anche questa situazione che ci sembra già una cosa, come partenza bellissimo. Non c'è male. Bellissimo, come partenza direi non c'è male. Allora, procediamo con la gara. Lei, Lucrezia Pisana, della Squadra Mare, ci canterà Beat Davis Eyes. Prego la scheda. Nome? Lucrezia Pisana. Quanti anni hai? 15 anni. Da dove vieni? Da Modica. Chi ti accompagna? Mia madre. A che età hai iniziato a cantare? Sin da piccola mi sono sempre ispirata a mia madre, però diciamo che studio canto seriamente da 3 anni. Genere musicale preferito? Principalmente rock. Cantante a cui ti ispiri? Mia madre. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Shine on You Crazy Diamond dei Pink Floyd. Ce la fai sentire? Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on you crazy diamond. Ci canti un pezzo di Telecanto? Chiederò all'aria il perché delle parole che cantano di te. Te le canto stasera per parlarti di me. Te le canto col cuore, il sole, la luna, un fiore. Prego, giuria. Alessia. Alessia. Dai, Alessia, su, coraggio. Oh
blu. È un blu. Oh. Un blu riflessivo. Vuoi ancora riflettere? Ecco qua Max. Blu? Arriva, arriva. Cos'è blu? Anche blu. Lui è un blu. Salvo. Verde. Comunque un bel voto. Quasi tutti massimo. 7 punti. Volete dirci qualcosa? Perché tutta questa riflessione? Salvo, tu che sei l'unico verde, diciamo. No, io non ho riflettuto tanto. Per me è verde, è un voto positivo. L'obiettivo è ridurre il numero delle vite. Come mai non era un blu? Vuol dire dare un consiglio o qualcosa? Un blu, non era un blu perché non ho sentito diciamo, un livello da blu questa sera ancora. Ha visto un verde? Ha visto verde. Va bene, ok, soddisfacente come risposta. Dai, comunque è andata bene, dai. Va bene, passiamo subito avanti col prossimo concorrente della squadra Sole, Melo Gurrieri, che ci canterà Avrai. Prego la scheda. Nome? Carmelo Gurrieri. Quanti anni hai? 30. Da dove vieni? Da Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Chi ti accompagna? È mio padre. A che età hai iniziato a cantare? Effettivamente, se ci penso bene, da sempre, però da quando avevo 18 anni ho cominciato a fare lezioni di canto e quindi a cantare più sul serio. Genere musicale preferito? Pop rock. Cantante a cui ti ispiri? Alex Baroni. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Stand by me. Ce la fai sentire? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Ci canti un pezzo di Telecanto? Scoprirai cosa c'è dentro di me. Sopra un cielo di notte ci diremo com'è. Avrai sorrisi sul tuo peso, come d'agosto grigie stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in palle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, il buio e l'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che c'è estate, un treno per l'America senza fermate. Avrei due lacrime dolci da seccare, un sole che ci uccide e pescatori di telline e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, gli ali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere
grazie. È il nostro Carmelo Burrieri. Bravissimo. Allora, sentiamo i giudici. Max. Blu. Grazie. Poi? Salvo Mazzotta. Verde. Verde. Grazie. Alessia. Allora, grazie. Due verdi e un blu. Comunque una bella, un bel giudizio. La parola al blu. Bella interpretazione, bravo. Mi è piaciuto, niente da dire. Basta. Sei arrivato, beh, sei arrivato. Ma ci vuol dire qualcosa, Salvo? Sì, io ti avrei dato pure il blu, però sì, ho capito il circa il 40% delle parole della canzone. Circa il 40%. Quindi l'addizione. Ho capito per esempio panzaloni piuttosto che pantaloni. Okay. Quindi per un dettaglio. Per un dettaglio. Dettaglio importante. Però posso farle una domanda? Certo, ho centrato puoi il brano, perché mi ricordo che la scorsa volta mi aveva lanciato una sorta di sfida di cambiare brano. Non so se ho centrato la cosa o devo cercare qualche... No, il brano è stato interpretato benissimo, okay. Il problema è che non ho capito le parole. Ok. Quindi solo sulla dizione, sì, quindi lavoriamo. Perfetto. Sulla dizione. Grazie. Passiamo subito alla prossima concorrente. Lei è Paola Criscione della Squadra Sole, ci canterà Off to the Races. Prego la scheda. Nome? Paola Criscione. Quanti anni hai? 21. Da dove vieni? Da Vittoria. Chi ti accompagna? Nessuno. A che età hai iniziato a cantare? Allora, ho iniziato a cantare all'età di 13 anni, però comunque la passione l'ho sempre avuta, da piccola. Genere musicale preferito? Ascolto tanti generi, vado dal metal al jazz, quindi... Cantante a cui ti ispiri? Nessuno. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Give It Away dei Red Hot Chili Peppers. Ce la fai sentire? No, meglio di no. Ci canti un pezzo di Telecanto? Sì. Chiederò all'aria il perché delle parole che cantano di te. Te le canto stasera per parlarti di me. Te le canto col cuore, il sole, la luna, un fiore. My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand. And he grabs me, he has me by my heart. It doesn't matter if Las Vegas passed, it doesn't matter if an LA crass way about me. He loves me with every bit of his cocaine heart. Swimming pool, glimmering darling, white bikini off with my red nail. Watch me in the swimming pool, bright blue rippers. You sitting, sipping on your black crystal. Oh yeah, light of my life, fire my lungs. Be a good baby, do what I want. Light of my life, fire my lungs. Give me them gold coins, and I'm off to the races, races. So back at it, chases, chasing me all over town. 'Cause you know the wasted racing. And I ain't gonna stay and pray with him to the end. But I trust in the decision of the Lord to watch over us. Take him when he may, if he may. I'm not afraid to say that I die without him. Who is this gonna put up with me this way? I need you.
particolare? Timida? Andiamo al dunque. Andiamo al dunque. Salvo Mazzotta. È un blu. Blu. Poi? Alessia. Anche lei è blu. E sono due blu. Max, tre blu. Bravissima. Volete dire qualcosa alla nostra Paola? C'è bisogno di dire qualcosa? No, non c'è bisogno. Il blu parla da sé, quindi. Bravissima Paola, complimenti. Allora, passiamo subito al prossimo concorrente. Lui è Alessandro Mermina, della squadra Mare, ci canterà Lascia che io sia. La scheda. Nome? Alessandro. Quanti anni hai? 17. Da dove vieni? Pozzallo. Chi ti accompagna? È una mia amica. A che età hai iniziato a cantare? Circa 15-14 anni. Genere musicale preferito? Il pop. Cantante a cui ti ispiri? I miei cantanti preferiti, Laura Pausini. Che suoneria hai nel tuo cellulare? È silenzioso in verità. Ci canti un pezzo di Telecanto? Canta con noi, spegni la mente, prova a volare, non ti fermare. Sorrisi che conosco, sorrisi sulla pelle, quando eravamo terra e stelle. Adesso, se tu mi vuoi, e se lo vuoi, lascia che io sia il tuo brivido più grande, e non andare via. Accorciamo le distanze nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai. I tuoi pensieri mi sfiorano, ti vengo incontro e più niente importante. Che io sia il tuo brivido più grande, e non andare via. Non sei più così distante, quelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai i tuoi pensieri. Anche lui emozionatissimo. Allora, se siete pronti, andiamo subito la parola alla giuria. Max Garrone. Non era pronto. Giustificare, va bene. Un rosso con motivo, va bene. Salvo. Anche lui rosso. Cos'è? Prego. Da Richard Concept Store trovi anche le borse e gli accessori di Omai, Giocellini, Paul Meccanico, Tattoo Bell. Tre rossi. Tre rossi. Oh. Il pubblico non è d'accordo. Va bene, allora io farei un applauso ad Alessandro, anche perché io secondo me era come minimo un verde. Però la giuria, bisogna anche rispettare comunque il loro giudizio.
cerchiamo noi di fare sempre meglio e di divertirci, soprattutto perché siamo qui soprattutto per questo. Al di là della gara siamo qui per divertirci. Allora, passiamo subito avanti alla prossima concorrente. Lei è Vanessa Rizza della squadra Mare, ci canterà She Wolf. Nome? Vanessa. Quanti anni hai? 19. Da dove vieni? Da Pozzallo. Chi ti accompagna? Mia mamma. A che età hai iniziato a cantare? Ho 13 anni. Genere musicale preferito? Non ne ho, ascolto un po' tutto, anche se preferisco il rock. Cantante a cui ti ispiri? Non ce n'è, credo di essere più originale possibile per distinguermi dalla massa. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Gli Arctic Monkeys. Ci canti un pezzo di telecanto? Canta con noi, spegni la mente, lasciati andare, poi prova a volare, cercati in alto ma senza cadere. La nostra Vanessa Rizza. Allora, Giulia, siete pronti per votare? Prego, Mazzotta. È un verde. Hanno paura i ragazzi. Chi è pronto tra di voi? Chi vuole votare per primo? Max, sei pronto? Ok. È un verde. Alessia? Oh, allora, bellissima votazione. Volete dire qualcosa? È andata bene, è andata bene. È andata bene? Deve continuare così. Continua su questa linea. Brava. Va bene, quindi anche la scelta del brano è stata azzeccata. Ok? Soddisfatti. Allora, passiamo subito al prossimo concorrente. Lei è Maria Grazia Speranza della squadra Sole e ci canterà il terzo fuochista. La scheda. Nome? Io sono Maria Grazia Speranza. Quanti anni hai? 16. Da dove vieni? Vittoria, provincia di Ragusa. Chi ti accompagna? I miei genitori. A che età hai iniziato a cantare? All'età di 8 anni. Genere musicale preferito? Rock. Cantante a cui ti ispiri? Noemi. Che suoneria hai nel tuo cellulare? La classica suoneria Samsung. Ci canti un pezzo di telecanto? Canta con noi, spegni la mente, lasciati andare, poi prova a volare, cercati in alto ma senza cadere, sorridi con noi,
siamo qui per te. Te le canto stasera, te le canto a te. Gira, volta, gira, volta, gira, volta, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Pieno di brillante mare dove l'orizzonte non si arriva mai. Ricco di profumi e fango sull'ortica e sole che tramonterà. Gira, volta, gira, volta, gira, volta, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve presso sui tetti di tanti anni fa. Notte dopo notte ancora mamma canterà. Il giorno che sei nata tu per me nacque in amore. Mille e mille stelle si cambiarono di colore. Gira, volta, volta, all'infinito questa nena si ripeterà. Con le note di una fissa armonica la festa ancora arriverà. Passo il santo, guarda quanto è bello. Cantano le donne in coro, guarda quanto è bello. Strisciano sottane mentre con la sangue c'era delle santità. Fuma nei cammini, pesce, fritte e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine tu, vestiti nei fiori, di suoi occhi guardano su. Un colpo scuro e il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte nel senso. E la banda andava piano, piano a cominciare. Lei sceglie sempre brani particolari. Allora, siete pronti per il verdetto? Da chi vogliamo cominciare? Chi è pronto tra di voi? Allora, Max. Un blu. Bellissimo voto. Alessia, anche lei blu. Salvo, è blu. Tutto è blu. Oh! Meno male, meno male. Volete dire qualcosa alla nostra Maria Grazia? No, soddisfatti così. Perfetto. Allora, sì, molto femminile oggi. Allora, passiamo all'ultimo concorrente della serata, Giulia Arturia della Squadra Mare, che ci canterà Burning Up. Nome? Giulia Arturia. Quanti anni hai? 16. Da dove vieni? Da Modica. Chi ti accompagna? Mi ha accompagnato mia madre. A che età hai iniziato a cantare? Io ho sempre cantato perché è stata sempre una passione. Genere musicale preferito? Ascolto qualsiasi tipo di musica. Cantante a cui ti ispiri? Laura Pausini. Che suoneria hai nel tuo cellulare? Lo tengo sempre silenzioso. Ci canti un pezzo di telecanto? Canta con noi, spegni la mente, lasciati andare, poi prova a volare. Cercati in alto ma senza cadere, sorridi con noi. Siamo qui per te, te le canto stasera, te le canto, vedrai. Walking to the fire, please don't let me go. Take me to the river, I need you to know. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. Hot in the kitchen like it does on the grill. That's how I'm feeling when you're next to me. I got a fever, tell me what did you do? Temperature rising when I look at you, look at you. Screaming on sex, dripping on sweat, I lost my path. Look around, it's about to go down. I want to
walking through the fire. Please don't let me go and take me to the river. I need to know. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. I'm burning up, come pull me up, come and pull me up. Hey, I got a match and still not good. Go down, I want it right now. Walk into the fire. Iniziare a votare? Allora, Mazzotta. Blu. 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 Bellissimi voti. Volete dire qualcosa, Giulia? Dare qualche consiglio? Ma, sì, noi... parlavamo durante il brano, così ci consultavamo, abbiamo notato che sta migliorando tantissimo. Vero, dall'inizio, sì, della puntata. Telecanto. Questo è il nostro premio praticamente. Oh, hai visto. Continua così, mi raccomando, non ti cullare dai blu. Va bene, allora, voi rimanete con noi, non andate via, perché adesso dobbiamo anche scoprire la classifica individuale e la squadra che ha vinto, quindi... uno stacco pubblicitario breve. A dopo. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo. Falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo, telefono 0932 777 169, www.inventadesign.it. Pavingross, tutto il mondo dell'arredo bagno. La ricercatezza del design. La qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Dai un tocco di eleganza e goditi il comfort. Pavimenti, rivestimenti, serie sanitari, batterie lavabo, batterie bidet, monocomando doccia, cassetta zaino, saliscendi 5 getti, piatto doccia e valvola a soli 499 euro. Pavingross, via Sorda Sampieri, Modica. Ballarò è il nuovo nome del ristorante pizzeria Fullarì di Pozzallo. Ci rinnoviamo per voi, per offrirvi sempre il meglio. Stuzzicanti antipasti, raffinati primi, saporiti secondi, il tutto annaffiato da buon vino. E a conclusione, buonissimi dessert. Ristorante pizzeria Ballarò, a Pozzallo in piazza delle Rimembranze. Ora, tutta un'altra cosa. Bentornati a Telecanto!
Allora, io qui pronta la classifica individuale di tutti i ragazzi. Partiamo dall'ultimo posto, undicesimo esattamente, con 14 punti, troviamo Alessandro Mermina. Decimo posto, 15 punti, Giulia Gemma. Nono posto, 17 punti, Mirko Maccotta. Ottavo posto, anche se questa sera non si è esibita perché purtroppo si è sentita male, si riconferma Arianna Ravalli con 21 punti. E al settimo posto, pari merito, fra Andrea Calabrese e Vanessa Rizza con 22 punti. Ogni tanto un pattino, qualche papera ci sta, naturalmente. Saliamo al sesto posto, 25 punti, troviamo Gaia Galota. Quinto posto, 30 punti, Giulia Arturia. E saliamo al quarto posto, con 32 punti, un po' di suspense, ve lo dico subito, Carmelo Emolo! E saliamo sul podio, ci sta un altro pari merito, con 33 punti troviamo Lucrezia Pisano e Melo Gurrieri! Secondo posto troviamo Chiara Speranza con 37 punti. E allora, ma chi saranno i primi due? Chissà, chissà, la regia li sta pure inquadrando. Federico, ci sei? Sei pronto? Eccoli qui, al primo posto, Paola Criscione, Maragrazia Speranza! Con 39 punti! 39 punti, complimenti ragazze, complimenti! Allora, adesso è arrivato il momento delle squadre. Vi dico solo che la distanza è di un punto, quindi per il rotto della cuffia la squadra che ha vinto ha preso 29 punti, mentre la squadra che ha perso soltanto 28, quindi solo un punto. Però, volete soffrire ancora, ve lo dico? No? E vince la squadra mare! Bravi! Venite, venite qua! Forza, squadra mare! Io lancio la cartelletta. Venite qui, bravi, complimenti! Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che domani c'è la replica alle 15.30 e giovedì alle 21.30. Telecanto, ci vediamo il prossimo sabato! Per parlarti di me, telecanto col cuore, il sole, la luna, un fiore. Chiederò all'aria perché delle parole che cantano di te, te le canto stasera per parlarti di me. Lasciati andare, puoi provare a volare.
cielo di notte. Ci diremo com'è questo sabato sera. Sorprendente sarà per amare gioia. Telecanto, in collaborazione con Unieuro Fratelli Vindigni, Pozzallo. L'Orient Viaggi, Pozzallo. Caffè Artè, Portopalo di Capopassero. Antonella Hairstyle Beauty, Pozzallo. Hotel Continental, Pozzallo. Inventa Design, Pozzallo. Conad City di L'Orefice, Pozzallo. Pasticceria Gelateria La Perla, Pozzallo. Palestra Gymnasium, Pozzallo. MPA Arredamenti, Modica.